Questa è una storia che sta c'è in mezzo, tra la terra e lo cielo, appapagnata a mezz'aria tra i fatti degli uomini e i progetti di Dio. Sicuro è una storia che non conoscete, ma sicuro la sapete, credite a me, non è proprio come quella che a Mosera vi volevo raccontare. L'ho fatta con mezz'ava lo punto zero dello calendario, in una via sperduta per un mondo. Se fu nata a Basciano paese forastiero, a do che quando un casa lo solo a mezzogiorno spacca le prete e pure le chiocche della gente, e quando avvierna attorno gela, non c'è sta c'è un posto dove puoi arreparare. Rinda sta via, certi cristiani poverietti che non erano mai stati eroi nella storia, se trovarono testimoni di certi fatti che poi tutti ne parlarono, eppure mo se ne parla ancora. Ma quando di fatti te li conta l'ultimo re la fila, non parino manco gli stessi che t'hanno sempre raccontato quelli che stavano andando a tutti e che là sono sempre stati. O meglio, sì, contano pure lo stesso fatto, però non è mai lo stesso veramente, perché l'occhio della gente che sta cecchiata sotto lo peso e la fatica guardano l'uomo ora sotto angoppa. E verino fatti che mai nessun occhio ha guardato. Sentono cose che mai l'auto hanno sentito, dennano certi fatti che mai l'auto hanno capito. Perciò, si pure prepara a voi che sti fatti rapiti già luscati in mezzo all'ombra delle conto antichi, appizzate le orecchie per qualche minuto, perché poi, quando la bocca nostra s'ammutolisce e lo cervello vostro addormuto senza erra, non ci starà più niente a capisce in questa storia che sta c'è tra lo cielo e la terra. Paolo Capozzo, anteprima a Salerno il giorno 19 e poi al Teatro 99 Posti il domenica 22. Raccontaci Sì. questo spettacolo che tu hai scritto e che interpreti anche. Non sono da solo in scena, sono con Angela Caterina del Teatro d'Europa. E due musicisti, attori funamboli della Mela di Odessa che sono Massimo Testa e Giuseppe Relmi. Lo spettacolo è una sorta di racconto di un viaggio che accompagna idealmente Giuseppe e Maria lungo, attraverso gli episodi più significativi che hanno caratterizzato la natività. Si tratta di fatti, di vicende che noi già conosciamo attraverso i Vangeli, ma che nel caso specifico ci vengono narrati, raccontati da una prospettiva diversa, che è quella degli ultimi. Chi sono gli ultimi? Tu mi chiederai chi sono gli ultimi? Chi sono gli ultimi? Ok. Gli ultimi è gente del popolo, del popolino si sarebbe detto una volta, no? Semplici, con il loro carico di umanità, ma anche di miserie, di egoismi, di piccolezze, ma comunque pieni di fede e di speranza, che sono stati testimoni di quei fatti, erano presenti, ma non ne hanno mai compreso fino in fondo la portata. Quindi è una prospettiva completamente diversa, molto più laica, nonostante poi il discorso che viene fuori, il racconto che ne viene fuori è comunque un racconto di fede. Il linguaggio usato per questi ultimi non poteva non essere il nostro dialetto. Con quale lingua far parlare gli ultimi in un'accezione così universale, se non andando nel particolare? E quindi ancora una volta in scena avremo una sorta di grammelò irpino che si fonda sia su termini arcaici, come potevano essere ad esempio i termini che si usavano per gli strumenti della lavorazione dei campi, no? Fino alla metà del secolo scorso. Andati in disuso quegli strumenti, le parole ovviamente si sono perdute. Faccio qualche esempio. L'ovillo. Che sarebbe? Era uno strumento che veniva usato per battere il grano quando veniva raccolto e dividere quindi
il frutto dalla rimanenza ed era formato da due pezzi di legno uniti insieme da un budello di maiale. Quindi era una sorta non so, esiste uno strumento nelle arti marziali, sì. Esatto, quello piccolo, esatto. Questo era molto più grande perché veniva usato per battere, ad esempio. Oppure dei neologismi, addirittura, cioè questo linguaggio fa proprio dei neologismi, ma proprio per accompagnare la musicalità, il colore del racconto, piuttosto che per un purismo linguistico. È tutto raccontato come se fosse una favola. I racconti della tradizione orale, no? Anche il fatto di usare degli anacronismi voluti oppure delle inesattezze geografiche, storiche, fa parte di una tecnica di racconto, di narrazione, che racconta tutto, narra tutto, umano, soprumano, naturale, soprannaturale, riportandolo all'interno di una realtà all'interno della quale il popolo potesse riconoscersi. Quindi nessuna struttura teologica, tutto molto semplice, molto candido, oserei dire, sia nel bene che nel male. In quanto ai messaggi, Antonella, ma che messaggi vuoi che io possa dare? Per me è un lavoro, è raccontare una storia, una bella storia, una storia che per alcuni è una storia di fede, che ha una forza da sola, per altri potrebbe essere semplicemente un racconto di una favola, fatto in modo anche abbastanza divertente, ma mai sacrilego e irriverente. A me invece le tue parole mi fanno pensare, e quindi questo spettacolo, mi fanno pensare al fatto che quando si è immersi nella storia, nei fatti, in ciò che accade, appunto non si ha quella distanza per comprendere l'intero significato. Siamo in un'epoca di grandi cambiamenti sociali, di fenomeni migratori, di fenomeni ambientali. Probabilmente siamo in un momento cerniera, magari tra due epoche, ma non lo comprendiamo appieno. Assolutamente. Quindi guardare al passato, guardare a un avvenimento come quello della nascita di Gesù o i fatti che tu descrivi, probabilmente ci può aiutare a immergerci in una prospettiva storica, nel senso a pensare che ciò che viviamo un giorno potrebbe avere un senso diverso. Sì, e noi siamo quelli che stiamo qui a guardare senza intuire quello che sta avvenendo. E in realtà è in parte così, però io non so se si possa parlare di un vero e proprio messaggio, no? Quello che è interessante per me, e che poi è un gioco teatrale, è proprio il cambio di prospettiva. È come se alla voce ufficiale delle scritture, perché poi così avviene in scena, andasse a sovrapporsi questo vociare di popolo, che di quei fatti ne fa una narrazione che sì, parla di quelle cose, però non sembrano le stesse, o almeno non fino in fondo, proprio perché la prospettiva, lo spirito, lo stato d'animo con cui è stata osservata e poi viene raccontata, non è quello ufficiale. E ti faccio un esempio. L'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele viene raccontata all'interno, come se il tutto avvenisse all'interno della parrucchiera, dove ci sta Stongiuscio di Maria, ragazzina, che si sposa con Giuseppe, uno vecchio ormai, e si dice che è già incinta, e si dice pure che il figlio non sia suo. Lei racconta che è arrivato quest'angelo, che è, però ovviamente le signore del paese a questa storia, là per là, non credono, no? E quindi, come vedi, cambia la prospettiva con cui si apprende e poi si racconta la storia e sembra un altro racconto. Eppure, alla fine, i due racconti, quello ufficiale delle Sacre Scritture e quello del popolo, si incroceranno e diventeranno un unico racconto, perché poi alla fine la portata di quegli eventi non può che raccordare queste due cose.
Senti, parliamo degli altri che saranno in scena con te, quindi questa, diciamo, alleanza tra Teatro 99 Posti e Teatro d'Europa che Si si, diciamo. allarga, perché poi Esatto. abbiamo la Mela di Odessa, che è E la Mela di un'associazione Odessa. musicale. Allora, partiamo, è bello lavorare, a me fa piacere ritrovarmi ogni volta circondato da persone, da ottimi professionisti che condividono dei progetti. E quindi il discorso, che in genere tra professionisti si basa sui soldi, ok? Vuoi venire? Quanto mi dai? In questi casi ho la fortuna di circondare, forse le vado a cercare, le persone che sono poco esose, ma che condividono un'idea, un progetto, no? Questo progetto è nato da un'idea che avevamo l'anno scorso, o me avevo scritto qualcosa che era rimasta lì a mezz'aria. Poi è successo che ci siamo stimolati a vicenda e abbiamo deciso di allestire questo spettacolo senza sapere esattamente come andrà a finire, quante repliche faremo, eppure proprio per questo forse credo che ne faremo parecchie Senti, durante questo periodo. gli altri in scena con te abbiamo detto Angela Angela Caterina. Caterina, che sarà una delle voci narranti. E poi abbiamo una struttura che è anche musicale, che attinge anche qui le scelte musicali sono fatte con cura, attingendo alla tradizione musicale campana a partire dal 600, e che accompagnano appunto queste narrazioni, che le contestualizzano e le rendono anche poetiche. C'è poco altro da dire, insomma, è il terzo appuntamento di questa rassegna teatrale che si chiama Rimanenze e che devo dire sta andando bene, è un ottimo inizio dopo i 3 anni di chiusura per il nostro teatro e in qualche modo già ci stiamo attrezzando per il prossimo anno, come vedi, non si smette mai di correre verso quale meta non si è capito. Intanto il palcoscenico è sempre una meta, interessante da raggiungere, Ma che è un quello è un mondo. luogo dove il palcoscenico è un luogo, è il punto finale di un lavoro creativo che forse è la parte più interessante. Quella è, come dire, la bancarella dove esponi la merce, ma tutto il lavoro creativo, tutta la parte appunto di scrittura, di prove, quella forse, anzi senza forse, io ritengo che sia quella più bella, che ti dà più energie, dove metti veramente te stesso. Poi lo spettacolo, come dire, è importante perché è un confronto col pubblico. Tutto quello che hai progettato nella testa lo metti lì sul palco, lo esponi e lo esponi al giudizio. Quindi l'ansia di questa prima ovviamente è tanta, però credo che sia un bel momento, molto poetico, nonostante il linguaggio che usiamo, nonostante insomma, i temi trattati siano molto delicati, credo siamo riusciti a impacchettare qualcosa di veramente molto carino, divertente, poetico, romantico. Oh, sì, credo. E quindi vi aspettiamo domenica 22 dicembre, ore 18:30, Teatro 99 Posti, Torelli di Mercogliano, AV. Tra parentesi.